Io sono, capitolo 11, l'uso. Di proposito, io non ho esposto chiaramente tutto il come e il perché di queste cose, poiché mi riservo di ispirarti dall'interno con una visione dello sviluppo della mia divina idea e della sua finale, perfezionata espressione, molto più vasta di quella qui raffigurata. Se adesso ti comunicassi il significato reale delle mie molteplici aspirazioni, prima che tu fossi capace di sperimentare coscientemente la loro verità, tu non crederesti alle mie parole né comprenderesti la loro applicazione intima e il modo di adoperarle. Perciò, mentre io comincio a svegliare in te la realizzazione che io sono dentro e rendo sempre più la tua coscienza umana un canale impersonale per mezzo del quale io possa esprimermi, ti rivelerò gradualmente la realtà della mia idea, disperdendo a una le illusioni del tuo lungo passato, le quali mi hanno celato a te, e potrò così, al fine, manifestare sulla terra, attraverso di te, i miei celesti attributi in tutta la loro umanamente divina perfezione. Io ti ho dato qui solo un barlume della mia realtà, ma precisamente nella misura in cui ciò che ti viene rivelato ti riesce chiaro. Molto di più ti sarà rischiuso dall'interno e sarà ben più meraviglioso di quanto esso ti sembri ora. Poiché la mia idea interna, allorché splenderà finalmente attraverso il tuo involucro di carne, ti costringerà ad adorarmi e glorificarmi molto al di sopra di ciò che la tua mente e il tuo intelletto umani concepiscono ora come Dio. Ma prima che tu possa divenire conscio di tutto questo e veramente comprenderlo, tu e la tua personalità umana dovete rendere possibile a me di rivelarlo, volgendovi a me dentro come l'altra e l'unica sorgente, recando a me la coppa assolutamente vuota del sé, con mente e cuore semplici come quelli di un bambino. Allora, e solo allora, quando nulla della coscienza personale umana rimarrà a impedire ciò che io ti ricolmi fino a traboccarne con la coscienza di me, potrò additarti gli splendori del mio reale intento, per il quale questo messaggio è soltanto una preparazione esterna. Tuttavia, è giunto per te il tempo di comprendere qualcosa di tutto questo. Abbastanza ti è stato rivelato per prepararti a riconoscere la mia voce che parla dentro di te. Perciò procederò ora come se tu realizzassi che io sono dentro di te. Tutte le verità che espongo per mezzo di queste pagine hanno il solo scopo di imprimere più fortemente nella tua coscienza quegli aspetti della mia idea che tu non potresti ancora in modo chiaro ricevere direttamente. Quanto di ciò che è scritto qui ti appare come verità e ti attira? È quindi solo una conferma di ciò che la mia idea si è finora sforzata di esprimerti dal di dentro. Quando non ti attira, non ti persuade e non riconosci come tuo, lascialo. È segno che io non desidero ancora che tu lo accetti. Ma ogni verità che espongo qui avanzerà vibrando finché non raggiungerà le menti che io ho stimolato a riceverla. Poiché ogni parola è piena della potente energia della mia idea e alle menti che percepiscono la verità in essa celata, questa verità diviene una realtà vivente, essendo essa quella fase della mia idea che esse sono ora capaci e degne di esprimere, e tu possa infallibilmente distinguerlo da tutti gli stati inferiori e imparare a dimorare coscientemente in esso a volontà. Quando potrai coscientemente dimorare in esso, in modo che le mie parole ovunque e in qualunque tempo proferite, saranno sempre trovate accoglienza e comprensione nella tua mente, allora ti permetterò di adoperare certe facoltà che io ho risvegliato in te. Queste facoltà ti renderanno capace di vedere sempre più chiaramente la realtà delle cose, specialmente le debolezze, le colpe, le mancanze, come anche i tratti belli e piacevoli nelle personalità che ti circondano. Ma tu sarai reso atto a scorgere queste colpe, queste mancanze, non perché tu possa criticare o giudicare i tuoi simili, ma perché io possa far sorgere in te la risoluzione di sopraffare, di sopprimere quelle colpe e quelle mancanze della tua personalità. Poiché, bada, tu non le riveleresti se non le avessi ancora in te stesso.
giacché io, dentro, non avrei più bisogno di richiamare a esse la tua attenzione. Siccome tutte le cose sono fatte per essere adoperate e soltanto per questo, studiamo un po' quale uso tu hai fatto finora di altre facoltà, doni e poteri che ti ho dato. A quest'ora tu sarai convinto che io ti ho dato ogni cosa, tutto ciò che hai, che sei, sei buono o cattivo, gioia o dolore, successo o insuccesso, ricchezza o povertà, tutto io ti ho dato e ho attratto a te. A quale scopo? Per adoperarlo a svegliarti al riconoscimento di me quale donatore. Così, anche prima di tale riconoscimento, tutte le cose che possedevi avevano la loro utilità, e se tu non eri conscio della tua utilità, era solo perché non potevi riconoscere me quale donatore. Né tu potevi riconoscermi come tale finché non sapevi che io sono il donatore. La tua personalità, infatti, si era così immersa nel travaglio di liberarsi di certe cose che ti avevo detto o di buttarle per altre che credevi migliori, che naturalmente non potevi neppure sognare e ancor meno riconoscere me, il tuo sé, come il donatore. Ora, invece, tu riconosci me come il donatore, come l'esistenza intima, il creatore di tutte le cose del tuo mondo e della tua vita e perfino del tuo presente atteggiamento verso queste cose. Entrambe queste disposizioni d'animo sono opera mia. Sono soltanto le fasi esterne del processo che io adopero nell'esprimere la mia idea nella tua perfezione interna, la quale perfezione, essendo la mia perfezione, si sviluppa gradatamente dal tuo interno. Man mano che tu approfondisci meglio questo, ti sarà rivelato lo scopo delle cose, delle condizioni e delle esperienze che ti mando. Poiché allora tu comincerai a scorgere qualche barlume della mia idea interna e, scorta questa idea, tu comincerai a conoscere me, il tuo sé reale. Ma prima che tu possa veramente conoscermi, devi imparare che tutte le cose che io ti do sono buone e servono per servire me, che tu, personalmente, non hai interesse né diritto su di esse e che giovano solo in quanto tu le metti al tal servizio. Io posso esprimere per mezzo tuo bellissime sinfonie di suoni, di colori, di immagini, sotto forma di musica, pittura e poesia, secondo la terminologia mortale, e le opere tue possono talmente colpire gli altri da farti acclamare come uno dei grandi del giorno. Posso parlare per mezzo della tua bocca o ispirarti a scrivere molte bellissime verità che attireranno a te molti seguaci, i quali ti salutano come il predicatore, l'istruttore più meraviglioso. Posso perfino risanare per mezzo tuo certe malattie, cacciare demoni, far vedere i ciechi, camminare gli sciancati e compiere opere stupefacenti che il mondo chiama miracoli. Sì, io posso fare per mezzo tuo tutto ciò, ma nulla di ciò gioverà alla tua personalità se tu non adopererai, non applicherai queste armonie di suoni in ogni sua parola, di modo che esse sembrino a tutti gli auditori una dolce musica celeste. Se il tuo senso del colore e della proporzione non si manifesteranno nella tua vita, in modo che da te fluiscano solo pensieri gentili, elevati, salutari, provando così che la sola vera arte è quella di vedere chiaramente la mia perfezione in tutte le mie umane espressioni e di permettere al potere vivificatore del mio amore di riversarsi attraverso di te nei loro cuori, raffigurando alla loro visione interna la mia immagine ivi celata. Così pure nessuna autorità potrai esercitare, siano pure meravigliose le verità che io dico o le opere che io compio per mezzo tuo, se tu stesso, non vivi queste verità ogni giorno, ogni ora, se non fai servire queste opere con un costante memento di me e del mio potere, che io riverso largamente per te, mio diletto, e per tutti, perché sia adoperato al mio servizio. E a te, a cui apparentemente non ho elargito nessuno di tali doni e che ti reputi indegno e non ancora abbastanza avanzato per servirmi in questo modo, a te io dico:
Precisamente nella misura in cui tu sinceramente riconosci me dentro e cerchi con vero fervore di servirmi, precisamente in quella misura io ti adopererò. Non importa quale sia la tua personalità, non importano le tue colpe, le tue tendenze, le tue debolezze, io farò compiere anche a te, che cerchi di servirmi così, molte cose meravigliose nel risvegliare e vivificare i tuoi simili a un uguale riconoscimento di me. Io farò in modo che tu possa influenzare le vite di molti, di quelli che vengono a contatto con te, ispirandoli e innalzandoli a più alti ideali, modificando il loro modo di pensare e il loro atteggiamento verso il loro prossimo e quindi verso di me. Sì. Tutti voi che cercate di servirmi, non importa quali siano i vostri doni, io vi renderò atti a essere una forza vitale per il bene della comunità, trasformando il tenore di vita di molti, ispirando e plasmando le loro aspirazioni e ambizioni, divenendo, insomma, un fermento benefico in mezzo alle attività mondane in cui vi collocherò. Ma tu per intanto non saprai nulla di tutto questo. Tu forse anneli ancora a servirmi e brami una coscienza più intima di me, credendo di non fare nulla, di commentare molti errori e di commetterli, e di non riuscire a vivere in tuo alto ideale di me, non comprendendo che questo anelare e bramare sono appunto i canali per mezzo dei quali io riverso la mia forza spirituale, che essendo completamente impersonale, viene adoperata da te, senza avere coscienza che sono io dentro di te che l'adopero, per elaborare il mio intento nel tuo cuore e nella tua vita, e nel tuo cuore e nella vita degli altri miei e tuoi sé. Così, quando arriverai al fine a comprendere che tutto questo, come certamente arriverai, e lo proverai con l'uso pratico di tutto ciò che possiedi il mio servizio, io ti darò gradatamente la forza e l'abilità di usare coscientemente e impersonalmente il mio potere, la mia sapienza e il mio amore, nell'espressione della mia idea divina che si forza esternamente di manifestare per mezzo tuo la mia perfezione. Vedrai perciò ben presto che la tua personalità umana, con tutte le sue facoltà, poteri e possessi, i quali in realtà sono miei e che agiscono per mezzo tuo, eppure completamente per il mio servizio, e che vero successo e soddisfazione non si possono trovare che in tale servizio. Come il seme piantato sviluppa la pianta, così tale uso sviluppa l'abilità di usare coscientemente tutte le mie facoltà spirituali nell'espressione finale, perfetta, della mia idea, che può essere espressa solo per mezzo della tua personalità umana.